Quella Needs You, Make You Happy, non conosco praticamente nulla. E uno, e due. Ok. Molto carino come parte. Giusto un taglio, secondo me, senza senso. Ma voi pensate al casino a dover mixare così tante voci diverse? Cioè, che lavoro ha fatto il... bello, se vuoi, qui. Ma cioè... ad avere un capo così. What? Questo stile, questa metrica, mi pare di averla già sentita. Già risentito da qualche parte. Qui ha cambiato un suono molto più metallico, il break. Ma il riser sotto che fa salire il drop. Mi sembra di vederle Twice. È una coreografia palesemente scartata dalle Twice e messa su questo gruppo. Cioè, per forza. Beh, anche il drop con il coro è molto... anche adesso. Ma mi sembra di vedere Twice che ci hanno creduto un po' di meno. Senti questo JYP, madonna ragazzi, che signore. Allora, a me è sembrato molto di vedere un gruppo che potrebbe essere una specie di demo o test o prova delle Twice. Hanno preso o tipo gli scarti di idee o hanno fatto un progetto molto simile a come hanno costruito i Twice, trasmetterli in questo gruppo. La canzone se per sé non è male, molto carina, però mi pare di sentire le Twice. È quello un problema, secondo me, quando hai dei gruppi di punta così, perché poi vanno a rimetterci i gruppi più piccoli o comunque sia i gruppi che devono nascere, crescere, iniziare, anche se 29 giugno 2020 quasi 100 milioni di visualizzazioni, anche perché non è male come traccia. Secondo me pecca il lato visivo del gruppo, delle ragazze, che non hanno ancora delle caratteristiche, molte caratteristiche che le differenziano. Tralasciando una delle prime frasi che a livello di metrica o come è stata cantata mi ricorda molto qualcosa che non mi viene in mente, che non ricordo. Il resto della canzone è carina, non cambia molto, cioè rimane sempre la stessa, tranne per alcuni pezzi in cui stacca. A livello di variante di ritornello non cambia, c'è solamente un pezzo in più in cui enfatizzano il pre-ritornello, basta. Che il video non era niente male, ma rimaniamo sempre sul fattore che mi ricorda molto le Twice come video e coreografia. Anche il ritornello con i cori sotto, tracciando anche la comparsa di JYP, che è un genio, cioè è un mito avercelo un capo così, che si comporta in questo modo, che fa e che dà il tutto per tutto. Cioè, incredibile. Comunque sia, canzone stile Twice, quindi molto pop da radio. Non credo
che potremmo sentirlo in locali, pub, roba del genere, però potrebbe andare molto, insomma, in radio, centro commerciale, negozi e così via. Remix, non lo so, c'è cioè qualcosa sempre di chill, una canzone molto tranquilla, molto allegra, quindi andrei o boh, lo fai per renderla molto più tranquilla, o una canzone future bass, non lo so, non ne ho idea, comunque sia sicuramente qualcosa di tranquillo che non vada a rovinare la traccia con qualcosa di molto aggressivo, perché effettivamente non c'entra un cazzo. Non male, mi piacerebbe recuperare qualcos'altro, cosa che spero di fare col tempo. E boom, bella.